Torino 1982. Oltre 1,5 milioni di abitanti tra città e comuni della cintura. In questo ultimo secolo, Torino si è prevalentemente espansa in direzione nord-sud, costretta dalla presenza degli elementi naturali come il Po e la collina e dal tracciato della ferrovia che corre parallelo al fiume. Provenendo dai Giardini Reali e procedendo verso sud, a destra si trova la città romana. Seguono quindi a destra e a sinistra gli ampliamenti intramenia del 6-700. Questi sono gli ampliamenti ottocenteschi iniziati nel 1825 dopo l'abbattimento delle mura. E qui è la stazione di Porta Nuova, finita di costruire nel 1855. Seguendo il Borgo San Salvario lungo la via Nizza, si giunge alla zona del Lingotto, con a destra l'omonimo scalo ferroviario. La zona del Lingotto trarrebbe la sua denominazione da quella di un antico feudo con titolo comitale, di cui si ha già notizia dai protocolli ducali dei primi del 1500 con Marziotto Lingotti di Moncalieri. La zona, che negli anni 20 era considerata estrema periferia di Torino, ha finito per essere conglobata, attraverso i decenni successivi, nel tessuto urbano più denso. Lo sviluppo dell'asse ferroviario che penetra profondamente nella città determina al suo intorno delle aree che costituiscono una spina. Nel tempo questa spina è stata caratterizzata da un'intensa trasformazione urbana, localizzandosi in essa attività e infrastrutture essenziali per la vita della città. Si notano la stazione di Porta Nuova, le poste, il centro operativo dell'Istituto Bancario San Paolo, i magazzini dei docks piemontesi, la dogana, i mercati generali, lo smistamento ferroviario del Lingotto con l'omonima stazione passeggeri e infine il complesso Fiat Lingotto con i suoi impianti ausiliari. Inserito in un'area totale di circa 180.000 metri quadrati, il complesso Fiat Lingotto comprende lo stabilimento vero e proprio, la palazzina degli uffici, e il centro presse, per un volume complessivo superiore al 1 milione di metri cubi. Lo stabilimento riveste particolare importanza nella storia dell'architettura, sia per gli aspetti compositivi, sia per l'originalità e la razionalità dell'organizzazione strutturale. Assieme a pochi altri esempi, è reputato uno dei principali contributi italiani all'architettura razionalista dei primi decenni del secolo. Progettato sin dal 1916 dall'ingegnere in costruzioni Giacomo Mattè Trucco, ormai da diversi anni inserito nell'azienda, su richiesta del senatore Giovanni Agnelli, il Lingotto è il risultato di competenze diverse provenienti dall'interno della Fiat. Il suo complesso e inedito schema funzionale, che si sviluppava verticalmente, prevedeva il raggruppamento in un unico edificio di tutte le produzioni automobilistiche primarie ed accessorie attraverso operazioni parcellizzate. È con questo stabilimento che la Fiat compie il balzo tecnologico e organizzativo che la trasforma da officina a fabbrica. Il Lingotto è stato inaugurato nel 1923, ma può dirsi completato solo 2 anni dopo, con la costruzione delle rampe elicoidali. Nell'arco dei suoi 60 anni di vita sono stati prodotti 80 modelli d'automobile e 35 tipi di motori per aereo, oltre a furgoni, veicoli commerciali e componenti automobilistici. Una continuità resa possibile dai numerosi interventi realizzati per adeguare man mano lo stabilimento all'evoluzione tecnologica della produzione. Eretto su una superficie di 507 metri di lunghezza per 80 di larghezza, il fabbricato si presenta come una struttura monolitica di cemento e ferro, innalzandosi per 27 metri attraverso 5 piani fuori terra. Definita da Le Corbusier un documento per l'urbanistica, la fabbrica del Lingotto è forse uno dei primi esempi di progetto modulare a maglia in cemento armato in cui la composizione ripetitiva di soli 3 elementi consente l'ampliamento senza limiti della costruzione. I 2 corpi longitudinali paralleli sono uniti da 5 elementi trasversali che delimitano nell'interno 4 cortili.
Ogni traversa comprende due scale, con passaggi di collegamento, spazi sotterranei e volumi sopraelevati per gli impianti tecnici. La pista sul tetto, esempio unico in campo architettonico, corona l'intero edificio per una lunghezza di più di 1000 metri. Nei tratti rettilinei la sua larghezza raggiunge i 24 metri ed è trasversalmente innalzata al centro di 40 centimetri per lo scolo delle acque. Nelle curve il suo profilo è parabolico. Tutta la pista è contornata da un parapetto alto 1,5 metri. Lo stabilimento Fiat Lingotto è stato definito un'opera d'arte veramente monumentale. Per la sua costruzione sono state impiegate 23.000 tonnellate di cemento e oltre 4.000 di ferro. All'interno, 6.000 pilastri sono distribuiti su oltre 150.000 metri quadrati di superficie complessiva di pavimento. Ogni piano dei due corpi longitudinali forma una superficie di 507 metri per 24, presentando una situazione ambientale favorevole per luce e aerazione. Nell'ultimo piano di ciascun corpo, i pilastri centrali sono stati eliminati, per cui lo spazio completamente libero da sostegni risulta di 12.000 metri quadrati complessivamente. Per evitare gli effetti della dilatazione termica, ogni 60 metri il fabbricato è tagliato completamente per tutta l'altezza fin sopra la pista da un giunto di dilatazione di 5 cm di larghezza, realizzato con elementi elastici e coperture scorrevoli. Se nello stabilimento Lingotto la pista sul tetto è l'elemento di concezione avveniristica che più entusiasmò architetti e urbanisti di tutto il mondo, la soluzione delle rampe elicoidali che collegano un piano all'altro fino a sfociare nella pista sul tetto costituisce uno degli avvenimenti architettonici più rappresentativi degli anni 20 nel campo dell'edilizia industriale. In esse, la ricerca degli effetti plastici accompagna la pura logica tecnico-matematica. Per la loro costruzione, Giacomo Mattetrucco volle procedere in proprio, avvalendosi dell'organizzazione dell'azienda. La portata delle grandi soluzioni architettoniche non deve tuttavia offuscare particolari esecutivi minori altrettanto originali. Il mancorrente sagomato continuo lungo tutto il parapetto del terrazzo relativo agli edifici delle rampe, le scalinate per i lucernari, le travi forate per il passaggio di cavi e tubi degli impianti, la rivoluzionaria unificazione delle altezze delle travi primarie e secondarie e delle sezioni dei pilastri che costituiscono le strutture portanti. La foggia delle tribunette laterali del catino della pista. La scala d'accesso al piano tecnico, le finestre dei lucernari e i camini binati. Il Palazzo Uffici fece parte fin dall'inizio del progetto Lingotto. Costruito anch'esso in cemento armato, ha i tetti a terrazzo. Il Palazzo Uffici è caratterizzato da proporzioni interne imponenti ma armoniose ed è impreziosito da strutture e particolari raffinati. Lo scalone a forbice. La sala consiglio in cui si riunirono i comitati direttivi dell'azienda presieduti dal senatore Agnelli e dal professor Valletta. Le coperture lignee dei giunti di dilatazione. Le portine in cemento armato per l'accesso ai terrazzi laterali, ancora oggi perfettamente funzionanti. Le scale a chiocciola con gli scalini asimmetrici, il cui intradosso può essere considerato un elemento di scultura in cemento armato. Dei tre fabbricati che costituiscono il complesso Fiat Lingotto, il centro presse è stato il primo ad essere costruito ed è stato progettato appositamente per accogliere macchinari pesanti con forti carichi statici e dinamici. Con circa 30.000 metri quadrati di superficie totale, il centro presse è anch'esso una costruzione di tipo modulare. La copertura è realizzata con soluzione a doppio shed, che consente di usufruire di una doppia possibilità di illuminazione a tutto vantaggio della flessibilità nell'utilizzo dell'impianto. Le lavorazioni che si effettuavano al Lingotto
sono state ormai tutte trasferite in altre sedi, più adatte alle attuali esigenze produttive. Il Lingotto, dunque, cessa di essere un centro di produzione industriale, ma la Fiat non intende demolirlo. Tuttavia, esso non deve rimanere solo un simbolo o un luogo di memoria. Già nel 1937 si era posto il problema di un utilizzo alternativo del Lingotto, in concomitanza con la nascita del nuovo stabilimento Fiat di Mirafiori. Il progetto fu però interrotto dagli eventi bellici. Oggi, proprio nel decidere il futuro del Lingotto, la Fiat e Torino hanno di fronte la possibilità di dimostrare la capacità di progettare una nuova fase di sviluppo qualitativo dell'area metropolitana nell'ottica dei suoi rapporti con la vita nazionale e internazionale. Infatti, le amministrazioni locali stanno definendo contenuti e modalità per il riassetto urbanistico di Torino. Un capitolo fondamentale riguarda appunto la sistemazione dell'area compresa tra la stazione centrale di Porta Nuova, i docks, i mercati generali e la dogana, di tutta quella fascia, cioè, che si trova alle spalle della stazione centrale e che si snoda fino alla periferia sud oltre il Lingotto. Un comprensorio urbano di oltre 2 milioni di metri quadrati. In esso, il complesso del Lingotto costituisce un elemento di primaria importanza, sia dal punto di vista edilizio, sia da quello urbanistico. È necessario pertanto individuare per il complesso del Lingotto nuovi utilizzi, che sia pure in altri campi, determinino ugualmente occasioni e condizioni di sviluppo per la città.